Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di La Raccolta di Nigrit. Cominceremo con un gioco tratto da un manga e un anime. Se non vi piace, skippate più avanti. Stiamo parlando di Feast of the North Star Ken's Rage. Questo gioco è basato sul manga e anime di Hokuto no Ken, che in pratica con delle tecniche di arti marziali fa esplodere le persone toccandogli il ginocchio. Pratica. È un gioco molto carino che vi spiega a tratti, vi spiega piano piano tutto il manga. Il sistema di combattimento non è tipo Dragon Ball che combatti solo il nemico principale qui, no. Lì è tipo un mezzo open world e tu combatti anche contro i minion in pratica e hai tanti alleati. Infatti ci sono due modalità: la modalità storia, dove puoi usare Kenshiro, che è il protagonista, poi puoi anche usare tutti gli alleati che hai, tipo Rei e mi sono dimenticato il nome degli altri. Poi c'è la modalità sogno, che è una realtà parallela. In base al personaggio che usi, la realtà cambia. Però la storia, come dire, e lo svolgimento è quello, ma in base al personaggio che usi, la parte finale cambia. Sì, è bellino. Dovete giocare, sì, se vi piace, se invece far esplodere la gente con un tocco, vi piacerà, di sicuro. Tipo Mortal Kombat, solo un po' più movimentato. E gli do un 7,5. Sì, è piuttosto, anche se un po' incasinato. E combo, fai fuori 20 persone in un colpo. Parlando un po' di mitologia, passiamo a Rise of the Argonauts. Comincia la storia con Giasone, che abbiamo avuto in sposa la figlia del re Minosse. E mentre stiamo svolgendo il nostro matrimonio, una setta mistica chiamata Lingua Nera fa irruzione nel nostro palazzo. E mentre non ce ne accorgiamo, ci ammazzano la moglie davanti a noi con una freccia. E dobbiamo, le leggende dicono che ci sia il bello d'oro che può riportare in vita i morti. E noi dobbiamo fare questo viaggio con dei compagni, per esempio Ercole, che sai già dall'inizio, che è un giovinotto pompato gigante, e alla ricerca di questo bello d'oro. La trama sarebbe ben fatta, anche perché ci sono molti personaggi, tutti abbastanza ben approfonditi, tipo Kill, combatterai addirittura al fianco, no, al fianco no, ma conoscerai re, tipo Re Minosse. Però devo dire che non è cattivo, solo che non è che mi ha attirato tutto, non è che mi ha proprio attirato moltissimo il gioco. Cioè, dopo una mezz'oretta cominciavo già a sentire, senti, spegniamo, vaffanculo. Un vero peccato, il gameplay non è coinvolgente. Se gli do un 6+, dovevano farlo un po' più coinvolgente, un po' più vario il gameplay. Se ben ricordate, tempo fa ho portato Resident Evil 7, che a non molti è piaciuto il cambiamento, che è diventato Outlast 2. Io ho cominciato l'avventura con Resident Evil 4, che l'ho trovato nello spazio, non mi ricordo neanche io dove l'ho trovato. Se avete già giocato l'1, il 2, il 3, magari è un po' meno spaventoso di quelli, però ti fa sempre cagare addosso. La storia comincia che la figlia del presidente è stata rapita. L'ultimo avvistamento è stato nel villaggio El Pueblo, tra il confine di Portogallo e Spagna. E poi scoprirete che gli abitanti del villaggio da vicino sono stati infettati con un virus chiamato Las Plagas, la piaga in spagnolo, che è un parassita. E dovremo soprattutto, sì, salvare la figlia e basta. Il presidente e basta. Poi tutto quello che verrà. Sì, più avanti dovrete la figlia del presidente, solo che romperà il cazzo ogni 2 secondi, si farà rapire dagli altri e si mette in mezzo mentre stai cecchinando qualcuno. Va nella mischia a prenderle. No, non è che le prende, muore sul colpo. Sì, un po' una rottura di coglioni. Gli lo voto 8,5, perché è coinvolgente anche con l'atmosfera. Qualche tratto magari è di azione, ma qualche, il resto è tutta paura. Più avanti c'è Resident Evil 5, che è più bruttino, perché lì hanno messo Call of Duty in Resident Evil 5, anche se siamo ancora in terza persona. Non fa paura a nessuno. Non dico che sia brutto, perché si è fatto bene, vabbè, non farà così tanto paura, però almeno il gameplay, beh, bello, dai. La storia comincia con noi che siamo Chris Redfield, credo che lo conoscerete tutti se ci avete giocato a Resident Evil.
ci hanno mandato in Africa perché ci sono manifestati degli eventi strani, forse legati ancora al virus Las Plagas. Però stavolta no, il bello degli oro, stare da soli. E sei da solo, ti immergi in atmosfera. No, questa volta ti hanno pioppato una, ti sta a fianco più di un agente delle imposte. Quindi la paura va a zero, non avrete mai più paura. Forse qualche nemico tipo un insettone gigante che ti ammazza sul colpo se ti prende. E sì, a parte questo, basta. Storia dei personaggi è scema. La storia, sai, a malapena che sono morti i genitori. Basta, basta, basta. Che sarà di Field, vabbè, come fa a giocare i primi e capirete tutto. Questo lo voto come gioco, lo voto 7, do un 5,5 come Resident Evil. Adesso preparate i popcorn perché adesso, madonna cara, Resident Evil 6, il più grande sbaglio della mia vita. Io da grande bimbo merda sono arrivato lì a grande GameStop così, tutto, lo prenoto subito, 70 euro, toh. Tienimi 70 euro, mi compro Resident Evil 6. È un gioco che puzza, fa schifo. Ci hanno tentato almeno, ma sì, mettiamo un po' più di paura. No, non fa paura a nessuno. Cazzo, ci giochi di notte con le cuffie? Niente, niente. Te l'ho detto, è Call of Duty. Puoi fare tre diverse campagne, tutte e tre, sei in doppio. Con un tuo compagno che ti sta pioppato, top. Help, munizioni, munizioni, ma va. Cagare, to. Il gameplay non è coinvolgente. Quando scatti sembra che hai una scopa in culo da come ti muovi. Stuprare una serie. L'ultimo capitolo per me doveva essere il 4. Il 5 dovevano chiamarlo Call of Duty Invasion. Cazzo ne so. Facciamo conto, se non ha un titolo, che titolo vi mettete? Ce li metti Call of Duty? No, perché non è Call of Duty. Se lo metti Resident Evil, non è Resident Evil. Cosa minchia è? Avrei preferito di gran lunga se avessero fatto i remastered del 2, dell'1, del 3. Credo si siano riscattati con gli altri giochi, ma dopo i 6 non li ho più comprati perché mi sono rotto il cazzo veramente. Il 7 è mezzo Outlast. Però non è che mi dà tutte queste delusioni. Voi dite Outlast qui e qui, pipì. Però non hanno escluso gli spari. Hanno detto che la paura conterà più degli spari, ma non li hanno esclusi. Dopo questa melma fumante. Madonna, sputare sul tuo cadavere. Capcom, complimenti, ti stai sputando sul cadavere. Con Resident Evil 6. È un po' vecchiotto, ma la puzza si sente ancora. Voto per questo gioco assolutamente un 3 e mezzo. Non merita nemmeno di essere chiamato gioco. E dopo questo vi posso lasciare e continuate a seguire i nostri gameplay e le altre top che faremo in successione. Ciao a tutti ragazzi e continuate a seguirci.